Consiglio regionale, perché ritengo che si tratti di un tema più volte ricorrente nei lavori del Consiglio, ma sempre diciamo riferito a singole problematiche, a segnalazioni di disservizi e segnalazioni sotto lineatura di disagi dei pendolari, ma credo che sia venuto il momento, e questa sia una buona occasione, per adeguare la qualità della risposta e delle strategie della Regione rispetto al servizio ferroviario regionale. Credo che si tratti, alcuni di voi l'hanno già sottolineato, di un pezzo importante del welfare, e ogni volta che viene intaccato si rende più precario un diritto fondamentale della collettività, che è il diritto alla mobilità. Quindi non deve stupire se in occasione dell'annunciato piano di riduzione dei servizi ci sono state forti reazioni, devo dire reazioni molto civili, molto composte, ma molto determinate, perché sono reazioni che sanno di avere dalla loro parte ragioni fondatissime. La presenza questa mattina di un fronte unito di pendolari, comitati, sindaci, liguri e piemontesi sta a significare che questo è un tema che va affrontato e che, a cui va dato una risposta adeguata alla gravità del problema. C'è stata una mobilitazione che è in atto da circa 2 mesi, ha visto incontri sul territorio promossi per iniziativa dei sindaci, promossi per iniziativa dei comitati. È una mobilitazione che non molla sull'obiettivo, ma è una mobilitazione che è responsabile. Io devo qui riconoscere questo impegno di cui va dato atto, un impegno a difesa dei diritti fondamentali. Ora, non è un caso che, pur essendo diciamo il Consiglio regionale convocato sulla tematica del trasporto regionale nel suo complesso, ma non è un caso che diciamo il caso scatenante sia legato alla linea Genova-Valdarqui. Non è un caso, perché il piano di riduzione, almeno nella ipotesi preannunciata, prevedeva di colpire in modo particolarmente diciamo incisivo proprio questa linea, ed è una delle linee che denuncia nel panorama del traffico della rete dei trasporti regionali ferroviari, denuncia le maggiori criticità e la minore offerta di servizio. Alcuni l'hanno già ricordato, 13 sole corse giornaliere con cadenzamento di orario che hanno degli intervalli di parecchie ore da un treno all'altro. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, se un piano di riduzione va a colpire l'anello più debole, è chiaro che ci deve essere una reazione e deve esserci una adeguata risposta in termini di equità e di equilibrio. Ora, avendo l'ordine diciamo della trattazione di questo Consiglio assorbito opportunamente anche le interrogazioni che sono state svolte sull'argomento, sottolineo alcuni aspetti di criticità che riguardano proprio questa linea, e in particolare al di là diciamo della problematica relativa ai tagli, questa è una linea che ha dei problemi di natura infrastrutturale molto pesanti. Ricordo, per chi non lo sapesse, si tratta di una linea ferroviaria a binario unico con forti situazioni di acridità e che ha un problema infrastrutturale che attende da 13 anni di essere risolto, la frana di Mele. Ha problemi di interferenza fra il traffico merci e il traffico passeggeri. E poi, in prospettiva, ma una prospettiva molto ravvicinata, ci sono i lavori
al nodo di San Pio d'Arena, che comporteranno ulteriori disagi ai pendolari di questa linea. Allora, se questa è la situazione, io credo che se il servizio è già ridotto ai minimi termini non si può ulteriormente incidere su una situazione di questo genere. Però voglio anche dire che la storia bisogna raccontarla bene, senza omissioni. Se siamo in questa situazione di emergenza, non lo si deve al fatto che l'assessore Vesco una mattina dello scorso ottobre si è svegliato e ha deciso di tagliare un po' di treni sulle linee ferroviarie liguri. Bisogna aver presente, e questo lo dico non per polemica, ma perché è necessario che le cose vadano dette con chiarezza, questa emergenza ha origine dalla decisione unilaterale della Regione Piemonte che, nell'ambito della riorganizzazione dei propri servizi ferroviari, ha deciso di tagliare 19 treni nel ponente ligure. Ovviamente questo determina una situazione diciamo, a cui la Regione Liguria doveva comunque dare una risposta. E tenete conto che il taglio di 19 treni ammonta a circa 4,6 milioni di euro, quindi non sono bazzecole. Ecco, bisogna questo averlo ben presente, perché fa riferimento ad una sorta di perverso federalismo ferroviario, in base al quale ogni regione scarica su quella vicina le contraddizioni e diciamo, le conseguenze dei tagli ai propri trasferimenti. Questo è un sistema che deriva da un accordo intervenuto a livello nazionale, il cosiddetto accordo di Tivoli del 1998, in base al quale erano state ripartite le competenze e i conseguenti oneri sulle diverse regioni rispetto alle tratte sovraregionali. Ebbene, bisogna sapere che questo accordo ormai non esiste più, è un accordo che viene messo in discussione quotidianamente, e quindi occorre che sul piano nazionale si assuma una iniziativa molto forte per correggere queste distorsioni. C'è anche la necessità, va detto, che si intervenga nei confronti del governo, perché c'è una grave sottovalutazione del problema del trasporto pubblico locale nel suo complesso, c'è un sottodimensionamento del Fondo Nazionale Trasporti e c'è una situazione di privilegio e di attenzione nei confronti dell'alta velocità, devo dire, a scapito del traffico dei pendolari, e questo non è più accettabile. La regione credo che dal punto di vista finanziario, e poi verrò ad una proposta che credo sia una proposta chiara ma anche molto responsabile, la regione sta facendo uno sforzo enorme sul piano finanziario, perché nel bilancio di previsione del 2014 ha confermato gli stessi importi dello scorso anno, quindi diciamo che da questo punto di vista è difficile e sarebbe irragionevole chiedere di più. Però sul piano della programmazione io credo che uno sforzo vada fatta. Occorre uscire dalla logica dell'emergenza che rincorre in continuazione l'urgenza dei tagli, che una volta provengono dalla riduzione dei trasferimenti dello Stato, un'altra volta vengono da conflitti fra regioni, e bisogna affrontare, a mio avviso, il problema su un'ottica diversa. Io credo che la strada sia quella di chiedere a Trenitalia uno studio, di fornire a saldi invariati, lo sottolineo, uno studio organico sull'intero bacino regionale che abbia come finalità quella di riorganizzare il servizio per migliorare gli standard di qualità e di efficienza, tenuto conto di una serie di elementi oggettivi: le percorrenze, i flussi di traffico, il cadenzamento orario e soprattutto l'integrazione, ho quasi finito, ferrogomma, a partire dalle linee dove sussiste un'ampia disponibilità di vettori. Si tratta in sostanza di trasformare questa emergenza
in un'occasione per ripensare il servizio e aprire una nuova prospettiva anche in funzione del nuovo assetto cui occorrerà dar corso in attuazione della legge di riforma del trasporto pubblico locale. A me ha fatto piacere che il forum, il coordinamento dei comitati pendolari liguri, che ha in questa occasione inviato a tutti i consiglieri regionali un documento di proposte, di critiche, di sollecitazioni, che abbia dato un giudizio positivo della legge di riforma sul TPR, naturalmente chiedendo alla Regione uno sforzo perché a questa riforma si dia attuazione in tempi rapidi, però c'è un giudizio di fondo molto positivo. Ecco, io credo che l'auspicio sia quello di far sì che le tematiche della rotaia, così come hanno ricevuto una forte accelerazione di recenti avvenimenti relativi alla vicenda delle arretramenti, anche sulla ferrovia ci sia un'accelerazione rispetto alla necessità di affrontare i problemi in termini di sistema. Ecco, io credo che anche dal confronto di oggi deve venire un impulso ad aprire una nuova prospettiva proprio nel solco degli obiettivi indicati dalla legge di riforma. A questo proposito io ho presentato insieme ad altri colleghi un ordine del giorno che riassume un po' il senso dell'intervento che ho fatto e che, se verrà approvato, sarà un utile elemento di riflessione ma anche di decisione per la Giunta regionale. Grazie.